Ok, visto che la giornata è abbastanza loffia qui nello stand di DJI, ho deciso di prendere in mano un altro prodotto da recensire ed è l'Osmo Mobile. L'Osmo Mobile mi ha sempre incuriosito perché il primo Osmo avevo iniziato a fare una recensione, ma poi gliel'ho data su perché non mi piaceva come prodotto, aveva un suono veramente brutto, non funzionava bene, insomma erano i primi modelli, non mi piaceva, non ho neanche fatto la recensione effettivamente. Questa volta invece mi incuriosisce moltissimo questa cosa dell'Osmo Mobile perché ha delle funzionalità nuove veramente veramente interessanti. Innanzitutto è un gimbal stabilizzato su tre assi, quindi come i classici gimbal, ma lavora tramite l'applicazione della DJI, quindi ha delle grosse ed interessanti opzioni in più in confronto a un classico, non so, un Fejutec piuttosto che un Karma Grip o via dicendo. Funziona sempre con il suo trigger, quindi la possibilità di inclinare la telecamera, anzi il telefonino, oppure la possibilità di tenere premuto e mantenere la posizione della telecamera stessa. Ha la possibilità anche di gestirlo manualmente, questo c'era anche nell'Osmo, quindi posso spostare senza nessun problema il monitor del mio telefonino e lui rimarrà nella posizione che ho battezzato. Qui dietro ha l'aggancio per andare ad attaccare e a sganciare i vari telefoni. Può essere utilizzato sia con Android che con iOS, ovviamente come tutti i dispositivi della DJI che si interfacciano con entrambi. Ma la cosa che mi ha affascinato di più di questo particolarissimo oggettino, che ci permetterà di fare le nostre riprese Facebook non più mosse ma ben salde e ben fisse, la cosa che mi ha colpito di più è stata il tracking del volto o comunque delle persone. Vi mostro come funziona, basta andare ad attivarlo, vediamo se riesco a beccarmi con il dito. Eccomi qua. Adesso prendo la telecamera la lascio lì, mi sposto e l'Osmo, come vedete, mi segue in tutti i miei spostamenti, anche se mi sposto verso il basso mi segue. È geniale, è veramente interessante perché ci permette di fare questo tipo di riprese senza dover avere una telecamera che ci segue, un cameraman che ci segue, perché la telecamera stessa, come vedete, mi sta seguendo. Mentre faccio ciò, approfitto, se vado troppo veloce ovviamente lui mi perderà, ma la cosa molto interessante è che una volta che mi ha perso poi mi ritrova pure, quindi andiamo a fare un video di test. Ritorniamo all'interno dello schermo, dovrebbe riuscire a ritrovarmi. No, non mi trova più. Accidenti, ho parlato troppo presto. Stacchiamo e riposizioniamo il nostro faccione. Eccoci qua, in modo che continui a seguirci. Nel frattempo stiamo facendo una semi doppia diretta, nel senso che abbiamo la nostra Sony che mi riprende, ma purtroppo se mi sposto troppo esco dall'inquadratura, mentre il nostro Osmo continua inevitabilmente a seguirci in tutte le sue posizioni, anzi in tutte le mie posizioni, perché lui gira, io giro, lui sta fermo, no, io giro e lui gira con me. Un'altra impostazione di questo Osmo che mi ha incuriosito parecchio è stata quella di poter sia fare riprese landscape, ma possiamo anche girare la telecamera e lavorare in portrait. Mi sposto fuori così non rompo le scatole al mio collega che sta lavorando e nulla. Se vi è piaciuto questo video, accidenti, è in manuale quindi è chiarissimo, se vi è piaciuto questo video cliccate mi piace, se avete intenzione di guardarvi degli altri miei video iscrivetevi al canale e condividete questo video. Un saluto a tutti quanti da Gap, da parte di TommasoCodolo.com.